Bene, la Bibbia ci parla di coloro che ci hanno creati, di coloro che ci hanno formati a loro immagine e somiglianza. Ce ne dà delle descrizioni, ce ne descrive gli atteggiamenti, i caratteri e ci racconta anche alcune cose particolari. Questa volta ne vediamo una particolarissima di cui veramente non si parla mai, assolutamente. Oppure se se ne parla in chiave appunto allegorica. Se ne danno delle interpretazioni di ordine teologico-spiritualista, ma vedremo che forse le cose non stanno così. Uno degli elementi che viene fuori dalla lettura letterale della Bibbia è che noi siamo stati formati attraverso un quid di materiale che è stato estratto dal corpo di quelli che la Bibbia chiama gli Elohim e che poi la tradizione religiosa ha trasformato in un Dio unico e spirituale. Nel corso poi degli incontri avremo modo di approfondire questi aspetti. Adesso vediamo una curiosità di questi Elohim. Questi Elohim amavano annusare odori particolari. La Bibbia in diverse parti ci racconta di come questi fossero precisi nell'indicare agli uomini in quale modo produrre questi odori, produrre questi aromi. E la Bibbia ci dice che questi aromi, queste sono le traduzioni tradizionali, erano per loro piacevoli. Ma la Bibbia non dice così. L'Antico Testamento, nel suo significato originario, dice che questi aromi li chiama, li definisce, Recha Nichocha, cioè aromi calmanti, tranquillizzanti. E sappiamo che uno degli aromi preferiti da questi signori era l'odore della carne bruciata. Tant'è che uno dei primi cosiddetti rituali che loro hanno istituito e che hanno chiesto all'uomo di fare, era proprio quello di bruciare completamente una vittima, quindi bruciare completamente un agnello, un capretto, un vitello, e questo doveva avvenire all'interno del Tempio Tenda di Mosè o all'interno poi del Tempio di Gerusalemme, ogni volta che un Elohim entrava nelle parti più interne, cioè avevano piacere di annusare questo aroma. In altri passi della Bibbia danno anche delle ricette precise, cioè dicono con quali sostanze devono essere prodotti degli altri aromi, perché anche questi amavano annusare. Bene, fin qui si potrebbe dire, ma che cosa significa? E in effetti è difficile trovare un significato, tant'è che nella storia, nella evoluzione del pensiero teologico, a questa attività che gli Elohim richiedevano all'uomo veniva attribuita una serie di significati che andavano appunto da quello, soprattutto quello spiritualista, per cui il fumo che sale è simbolo dell'anima che raggiunge Dio, dell'anima, dello spirito che si innalza verso i cieli. Molto probabilmente le cose non stanno così e la risposta ci arriva dagli astronauti della NASA. Sappiamo che tutti gli astronauti che fanno ovviamente i viaggi nello spazio, ma soprattutto gli astronauti che fanno le cosiddette passeggiate, cioè quelli che escono dalla navicella spaziale per riparazioni, per lavori, per quel che si vuole, raccontano una cosa precisa, inequivocabile. Una cosa che è inimmaginabile, cioè noi tutti pensiamo che lo spazio vuoto sia privo di odori. Invece tutti gli astronauti, ripeto, soprattutto quelli che escono nello spazio, dicono che lo spazio ha un odore preciso, che è l'odore della carne alla griglia. E quindi qui facciamo una prima riflessione. Questi Elohim, che se, come ci racconta la Bibbia e come ci raccontano i Sumeri ancora prima, sono quelli che ci hanno formati e sono quelli che hanno viaggiato a lungo nello spazio, possiamo supporre che avessero una sorta di necessità, di bisogno o di piacere di risentire quell'odore preciso che è l'odore che identifica lo spazio vuoto, cioè l'odore della carne interamente bruciata su una griglia, su un fuoco. Ma c'è di più. In una delle ricette che loro danno per preparare questi profumi ci sono una serie di sostanze come l'incenso bianco, come l'onice, come lo storace o il galbano, che sono sostanze che vengono per esempio in Africa ma anche in Occidente usate ancora oggi per preparare degli aromi che poi vengono bruciati e hanno tutti una funzione calmante, tranquillizzante e servono a regolarizzare la respirazione. Quindi abbiamo la Bibbia che ci narra con dovizia di particolari questa esigenza precisa degli Elohim.
di sentire un odore preciso, che è l'odore che gli astronauti della NASA dicono di sentire nello spazio. E che questo non sia solo un fatto soggettivo è dimostrato dal fatto che la NASA stessa ha commissionato ad una importante industria profumiera britannica il compito di produrre l'essenza che riproduca, che rifaccia esattamente l'odore della carne grigliata, e la usano per addestrare gli astronauti che si devono preparare a fare le cosiddette passeggiate nello spazio. Quindi abbiamo la Bibbia che ci parla di un odore preciso, gli Elohim che hanno bisogno di sentire questo odore, gli astronauti della NASA che a loro volta sentono questo odore nello spazio, la NASA che fa in modo di addestrarli a sentire anche questo odore. Quindi è proprio vero che quando si dice che gli Elohim erano non il Dio spirituale che ci è stato insegnato, ma degli individui in carne ed ossa, provenienti da altri mondi, con delle loro esigenze specifiche, forse ci si avvicina di molto alla verità. Grazie.